Konami, che diamine stai facendo? Scusate ragazzi se ho iniziato il video in questo modo, ma veramente non se ne può più. Per quale motivo? Partiamo con l'analisi di alcune cose, non con l'analisi del mazzo come mi capita spesso. Qualche giorno fa, se non ieri, ho visto i nuovi supporti Clifford. Voi non avete idea di quanto siano sgravi. Non è possibile che ormai il gioco ruoti soltanto intorno a tre mazzi, ossia Clifford, Shaddoll e Burning Abyss. Ora, chi mi conosce dirà che incoerenza, tu giochi Burning Abyss, stai cercando di montarlo. Allora, metto le mani davanti. Ecco, metto le mani. Innanzitutto lo sto montando, il Burning Abyss, lo sto montando da prima che diventasse da meta. Ed è stato il mazzo con cui ho deciso di riprendere a giocare. E poi mi piace molto, devo dire, anche come artwork. Fate conto che ho preso un Dante per nulla. Però ritorniamo al fatto di questo, come posso dire, monometa. Yu-Gi-Oh! È ormai un pay to win, non potete negarlo. Che cos'è il pay to win? Chi paga vince. Io sono un forte sostenitore del vecchio meta del 2011. E per quale motivo? Allora, per me i pendulum sono state una cavolata. Però vabbè. Bisogna adattarsi al meta, cioè al meta, al gioco, e ok, il gioco è in evoluzione. Però con i pendulum sono arrivati i Clifford che hanno rovinato letteralmente il gioco. Ovviamente non sono soltanto contro Clifford, ma contro la Konami. Perché la Konami ruba. Allora, in questo video darò dei miei giudizi su alcune questioni. Quindi non riempite il video di dislike, perché ognuno penso sia libero di esprimere la propria opinione. Se non siete d'accordo, scrivete nei commenti, ovviamente. Non ho nulla da ridire. Non vorrei sembrare freddo, ovviamente, o roba simile, ma devo esporre questo problema. Ritornando al discorso di prima. Nel 2011, purtroppo alcuni di voi non hanno intrapreso questo gioco in quell'anno. E dico purtroppo perché era veramente, veramente troppo bello. Beh, dicevo, nel 2011 la varietà dei mazzi era assurda. E con ognuno di questi potevi competere, c'era il genio del giocatore. Infatti, ora ci sono molti netdecker. Prima potevi anche esserlo, ma se non sapevi giocare il mazzo, eri comunque fuffa, senza offesa. Cercate di capirmi. Per fare un esempio basti pensare al Tour Tengu Plant di Billy Bragg, che spiazzò tutti gli ICC di Toronto. Quello è veramente un genio nel creare quel mazzo. I mazzi che c'erano all'epoca, se non erro, erano Darkhold, Agent che si divideva a sua volta in TG Agent, Chaos Agent, Tengu Agent, Sanctuary Agent, poi vabbè vi erano Plant, Quickthrow, che era veramente un mazzo assurdo, Disaster Dragon, Twilight se non erro, Gravekeeper, custode di tombe, Macro Monarch, Frog Monarch, Karakuri che si divideva ancora in Karakuri Macchina Plant e Telekarakuri Karakuri puro, Gladiatore Bestia. Ora direte, chi conosce Gladiatore Bestia? Ma GB è lento. Appunto, proprio perché il gioco era più lento rispettatore, era anche più bello. Cioè, ora si spaccano 4-5 carte in un turno come se fosse nulla. Cioè, basti pensare che prima il tifone spaziale mistico era semi-limitato. Cioè, semi-limitato un semplice tifone spaziale mistico, come diremo noi oggi. Semplice. All'epoca invece era una carta assurda. Come ha già ribadito Mickey Perfect 96 nel suo ultimo video, che saluto, vi sembra giusto che vincano soltanto i mazzi T1 facendo riferimento a questo meta, ovviamente, e gli altri siano cacca? Cioè, non è possibile che per vincere qualcuno debba montare Clifford o Shaddoll o Burning Abyss. Io mi reputo fortunato ad averlo iniziato a montare. Però non è bella questa cosa. Io infatti gioco a Yu-Gi-Oh! Per divertirmi, non per vincere. Cosa che ultimamente non sembra essere, dicendo in generale, ovviamente. Io adoro questo gioco, ma non è possibile giocare con mazzi tipo Clifford o Dragon Ruler come nel 2013. Cioè, non c'è divertimento. Per non parlare dell'atteggiamento di alcuni giocatori che ti valutano a seconda del tuo mazzo. Cioè,
Non è possibile che tu ti senta superiore, parlo in generale ovviamente, non sentitevi presi direttamente in causa. Non è possibile che tu ti senta superiore agli altri solo perché hai Shaddoll facendo esempio con un mazzo. Prima le banned di Yu-Gi-Oh! Non erano decise soltanto al fine di guadagnarci, se così si può dire, ma per rendere il gioco più equilibrato. Ora, direi proprio no, si mira soltanto al guadagno e basta. E questo è il risultato, basta analizzare soltanto le ultime top, dove troviamo sempre Shaddoll, Burning Abyss, ovviamente Clefort, o quelle dello scorso anno, Dragon Ruler, Spellbook, Dragon Ruler, Spellbook. Non potevi trovare altro. Verso, mi sembra, con la banned di settembre 2011, verso, non ricordo se era marzo 2012, vabbè. Quando il Chaos Dragon era da meta, giocavo quel mazzo. Ho speso 20 euro perché praticamente avevo già tutto e mancavano soltanto il Light Pulsar e Company che ho comprato con gli starter deck. Diffidatelo a chi dice che non spendono lire ai dubbi perché è quasi impossibile. Anche un solo euro lo devi spendere. Vabbè, stavo dicendo, a quei tempi giocavo Chaos Dragon. A un certo punto mi ero scocciato letteralmente di vincere sempre contro i miei compagni. Loro giocavano tranquillamente Karakuri, Twilight, cioè ma li smerdavo letteralmente in continuazione. Cioè a un certo punto ti scocci di vincere. Questo meta inizialmente sembrava essere più vasto, ma si è rivelato l'esatto contrario. Ma la Konami deve guadagnarci. Ma sì, è ovvio, è giusto che deve guadagnarci. Ma rende il gioco più equilibrato, diamine. Più qualità nel gioco, questo chiedo. Chiediamo veramente chi è cosciente. E ora non dite, la guerra è persa in partenza. E questa è la cosa più sbagliata che si possa pensare. Se partite da questo presupposto, la guerra è già persa in partenza. E a tal proposito ho fondato, insieme a Mickey Perfect e Narset Engine, un gruppo di Facebook in cui potete esprimere liberamente la vostra opinione sulle furbate, mettiamolo fra virgolette, furbate della Konami. E ovviamente le lamentele sono sempre le stesse, chissà perché. E nel gruppo siamo gente che ha avuto anche il coraggio di riconoscere i propri errori. Non siate orgogliosi perché non serve a nulla. Al momento non mi viene più nulla, soltanto il fatto che la Konami stia rovinando il gioco e ruba, non guadagna, ruba, come ha detto bene Mickey Perfect. Io adoro questo gioco, ma bisogna ammetterlo, si sta rovinando. Ripeto, non mettete dislike a caso, dite la vostra nei commenti e niente. Iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.